Allora, comunque, noi siamo nati per scaravoltare i rapporti e i valori che la società ci impone. Sì, noi siamo nati per capovolgere i valori che la società ci impone. E quindi, cioè, sapere dare il valore giusto alle cose che facciamo. Per esempio, metti il valore della libertà. Come si conquista il valore della libertà? Come si conquista il valore del rapporto umano? Come si conquista il valore del lavoro? Come si conquista... tutti i rami, cioè, vanno capovolti, perché non è giusto, per esempio, che uno piglia 10.000 euro e quell'altro piglia 1.000 euro. Perché piglia 1.000 euro? Perché fa lo spazzino? Ma perché noi non diamo valore allo spazzino, che è una persona come quella che piglia 10.000 euro. Cioè, se noi ci capovolge il rapporto e i valori, ci accorgiamo che facciamo una piccola rivoluzione. Cioè, il rapporto deve essere basato sull'aspetto umano. Per esempio, uno è ricco e è a capo della nazione solo perché è ricco, ma non perché c'ha dei valori, perché è ricco. E quindi è fuori dal nostro giro, cioè un giro che dà invece valore all'uguaglianza e al rispetto dell'uomo. Ce ne sono troppe. Allora, per dire, la democrazia, voi vi piace questa democrazia? No, non vi piace, è giusto. È perfetto, non ci deve essere una democrazia basata sui numeri, ci deve essere il metodo del consenso. La democrazia è consenso, se non c'è consenso non è democrazia, perché c'è sempre qualcuno che lavora contro, perché il 50%, il 51% vince, il 50% è contro, e non si va avanti su questi discorsi. Poi c'è il discorso di non volere il padrone. Perché l'uomo deve avere il padrone? Perché non deve credere nella propria responsabilità di riuscire a organizzarsi e fare senza uno che ti dice le cose che devi fare? E tra l'altro vieni sfruttato da questa cosa. E cioè, praticamente Bagnaia vuole risolvere questi problemi in un altro modo. E penso che anche tutti voi vogliate risolvere in un altro modo. E se ci mettessimo qui a parlare delle cose che vogliamo cambiare, saremmo già una comune. Perché ognuno esprime un pensiero diverso da quello che ci dà questa società. E noi dobbiamo avere la forza di sovvertire queste cose qua. Dobbiamo avere la forza e la capacità di dimostrare che noi arriviamo con un altro modo, con l'anima, col cuore, con la volontà e l'entusiasmo di poterci riuscire.